Cari amici, oggi vi porto in questa battuta di pesca che è anche un evento realizzato insieme agli amici di Planet Spin e i pescatori sperimentali. Siamo venuti qui in Costiera Amalfitana, abbiamo noleggiato una navetta privata per portare tanti nuovi amici a pesca in questa bellissima giornata di marzo. Venite con noi in questo video, speriamo di divertirci, di fare anche qualche bella cattura e vediamo come va questa pescata a edging dalla costa. Per gli sperimentali e Planet Spin, hip hip! Ura! Hip hip! Ura! Hip hip! Ura! Cari amici, siamo arrivati sullo spot. Benvenuti. nemmeno il tempo di montare, già prima cattura. Sì, primo lancio, prima cattura. Sì, una bellissima seppia è uscita e siamo con Fernando, degli amici dei pescatori sperimentali. Salve. Allora, in questo nostro video vi portiamo a pesca con noi, vi facciamo vedere come si svolge questo evento organizzato con dei ragazzi che hanno la vera passione per la pesca, come noi di Planet Spin. E ecco, ci siamo riuniti per organizzare questo bellissimo evento qui in Costiera Amalfitana. L'obiettivo di oggi sono seppie, calamari, polpi, quindi cefalopodi con le esche artificiali. E aggiungerei divertimento. Divertimento, questa è la base, come sempre. E c'è anche qualche amico che ha portato qualche attrezzatura da spinning leggero, quindi potrebbe anche uscire qualche cattura. Forse un'altra cattura, qualche, in diretta. Qualche predatore. Un'altra cattura. Mi chiamano dalle retrovie. Andiamo insieme. È buona? È un polpo? No, è già aggallata, ma vediamo. È aggallata? Con calma, con calma. Eccola, quello che dico sempre. Una canna da edging ti aiuta nelle fasi di combattimento, se così si può definire. Perché ecco, a seconda quelle che sono un po' le fughe del cefalopode, ti permette qualche errore che può sempre capitare durante le delicate diciamo azioni finali di salpaggio della preda. In questo caso non si usa il guadino, verrà spiaggiata direttamente, ma il nostro amico è già esperto, quindi non dovrebbero esserci problemi. È una bella seppia, è un maschio? Arretra un poco, poco, arretra un poco, arretra ancora, ancora, vai che l'hai spiaggiato. Bellissimo, grande rigore. Guarda che ha dei colori bellissimo, spettacolari. Bellissimo. Sì, comunque la giornata è partita molto molto bene. E quindi facciamo anche noi qualche lancio e vediamo di riuscire a catturare qualche seppia. Di questi periodi, Ferdinando, tu lo sai bene, ci sono magari meno seppie però rispetto alla piena, però la taglia aumenta sensibilmente. Come avete potuto vedere dalle immagini. Dai ragazzi, a dopo.
Allora ragazzi, la nostra battuta di pesca sta continuando, le catture al momento non sono mancate e abbiamo con noi una piacevole sorpresa qui sullo spot. Non poteva mancare Gerardo del team Torpedine. Salve. Ciao Gerardo. Tutti, salve a tutti amici di Planet Spin, buon pomeriggio. Allora Gerardo, come sapete, è una delle figure, ecco, anche di riferimento in questa zona, che fa tanto per portare avanti questa nostra passione per la pesca. Infatti oggi la passione per la pesca è il motivo trainante per cui ci troviamo qui, tanti amici, diciamo più che tanti, pochi ma buoni, ci siamo ritrovati per svolgere questo evento e per dire ancora un'altra volta, per ribadire il concetto di pesca e amicizia. L'amicizia sta alla base, ragazzi, al di là delle catture. Vedi, una giornata come oggi dove le condizioni sono veramente ottime, è vero Luigi, per sì, passare una bella, un bel pomeriggio in compagnia, insomma, sì, vero, perché in queste situazioni la pesca è solamente una scusa per ritrovarsi, si accantonano le catture, si accantona la fame di catturare, sì, e si pensa solamente a star bene insieme, perché è quello che deve trasmettere la pesca. Allora ragazzi, ho l'occasione oggi, no, per dare anche un passaggio di consegne alle nuove leve. Noi ormai facciamo parte del un po' del passato. Assolutamente. E abbiamo con noi Antonino e Ciro che vengono dalla costiera sorrentina. Quindi avete siete sbarcati al di qua della... dall'altra parte della costiera. Siamo dall'altra parte della costiera. Sì. È stato un piacere. Dici qualcosina. Infatti, su questa prima fase di, no, questo evento? Dico solo una cosa essenziale. Ho detto, Antonino, ho detto, se vuoi qualche altra volta possiamo ritornare qui da soli. E lui mi ha detto, no, voglio ritornare con Luigi. Quindi, quanto dire, no, lui, Antonino, sì, è così. È vero, Antonino. Ti sei divertito, sì, con Luigi? Molto. Dai. Molto. E il bello deve ancora venire. Come vedi qua dietro, ci sono anche delle belle cose da mangiare. E certo, lui per questo si è avvicinato. Bravo. Per questo si è avvicinato. Grazie. Grazie, ragazzi, per la vostra testimonianza. Grazie. Grazie a voi. Andiamo a conoscere un altro amico del nostro gruppo, Antonio, che ormai ci segue in acqua dolce, sì, in mare, in fiume, in lago e magari anche in kayak, chissà. Forse. Antonio, spero. Dici un tuo parere, un'opinione su queste prime fasi di questo evento. Beh, la cosa più interessante è stato non solo partecipare con voi, ma conoscere nuovi amici, di cui ne farò tesoro anche per i prossimi eventi. È questo. Il divertimento, la passione, sì, l'amicizia, no? Sono le cose che ci legano. Grazie Antonio. Sì, è meglio che... Allora ragazzi, siamo a metà della nostra battuta di questo evento e facciamo un break con un buffet, ecco, autofinanziato, e Antonino farà l'apertura del buffet. Prego Antonino. È pericoloso? Aspetta, do una mano. Aiutate Antonino. Allora andiamo incontro al tramonto, si è alzato anche un leggero vento, no Gerry? Il che vento al non manca mai a questo orario. Il vento orario. Al tramonto è una caratteristica delle nostre zone maestrale, che adesso tendenzialmente comunque si abbasserà, sì, e si sposterà più a tramontana, quindi avremo il vento più alle spalle. Proviamo ancora per qualche minuto a cavallo del tramonto, ci godiamo questo tramonto qui in costiera. Chiamiamolo cambio di luce. Questo cambio di luce, e speriamo di fare ancora qualche bella cattura. E l'obiettivo adesso diventa il calamaro. Fino adesso abbiamo insistito maggiormente per la seppia, mentre l'orario, ecco, che va nel cambio di luce verso l'orario notturno è ideale, ecco, per la pesca del calamaro. Ci tentiamo e modifichiamo la nostra azione di pesca salendo leggermente più verso gli strati di mezz'acqua e della superficie, dove solitamente abbiamo più possibilità di trovare questi cefalopodi.
Ragazzi, siamo alle fasi conclusive di questa nostra battuta di pesca, di questo nostro evento. Che dire, ci siamo divertiti, sono usciti anche delle catture molto interessanti, delle belle seppie. Qua abbiamo, non vorrei dire, ora faremo la premiazione, la pesatura. Abbiamo il vincitore, ha fatto due seppie davvero interessanti. Lascio la parola per un saluto finale. Ok, allora l'evento si è concluso, ci siamo divertiti tantissimo, come diceva Luigi non sono mancate le catture, anche belle catture. Buona serata a tutti e grazie per essere stati presenti, insomma. Lascio un grande saluto a tutti gli amici che vedranno il video e coloro che vorranno iscriversi al canale, e inoltre un grande ringraziamento agli sponsor topwater.it e Passione Pesca e anche Simone, che ci ha dato, ecco, l'occasione, ci hanno dato l'occasione di mettere anche qualche premio per rendere più interessante questo nostro evento. Grazie a tutti ragazzi e alla prossima. Come sempre un saluto a tutti gli amici di Planet Spin e dei pescatori sperimentali. Ciao ragazzi! Ciao!